Giornata nazionale dell'Umpli e la Proloco di Rivarolo organizza un bel evento nel parco di Villa Valero. Sì, quest'anno abbiamo aderito, questa è la quarta, è il quarto anno che l'Umpli nazionale propone la giornata nazionale delle Proloco. Abbiamo aderito molto volentieri, siamo contenti perché abbiamo trovato una bellissima collaborazione con la Filarmonica di Rivarolo e il Liceo Musicale di Rivarolo e abbiamo organizzato questo concerto qui a Villa Valero, che è una location che rende anche bene dal punto di vista sonoro, mi hanno detto, per quel poco che capisco io, e al termine l'abbiamo chiamato Musica e Gusto perché al termine offriremo a tutti i presenti un piattino con i prodotti tipici del territorio che la Proloco cerca sempre di promuovere in ogni manifestazione che fa. Una giornata importante anche perché è il primo evento che la Proloco riesce a realizzare, visto che il precedente è stato purtroppo annullato a causa del maltempo. Sì, purtroppo la giornata nazionale della musica non ha avuto successo perché c'è stato purtroppo un brutto temporale che ce l'ha impedito. Abbiamo cercato di recuperarla e aggiungendo il pezzettino che spetta alla Proloco, che è promuovere il territorio, in questo caso tramite i prodotti, come dicevo prima, del territorio. La Filarmonica Rivarolese oggi qui in esibizione al parco di Villa Valero. Sì, certo, è un'esibizione che dovevamo già fare circa 2-3 settimane fa, quando si è presentata una tromba d'aria terribile che ci ha fatto saltare l'evento. Sarebbe stato in occasione della festa della musica di tutte le Proloco europee. Adesso c'è questo concerto dove comunque le Proloco hanno un loro evento a livello nazionale e quindi anche per loro è importante questo concerto. Un mese intenso e molto attivo per la Filarmonica Rivarolese tra Cirié, Caselle, Rivarolo, poi San Giacomo. Sì, certo, un mese molto intenso dopo una ripresa faticosa anche a livello di prove per la Filarmonica. Quindi abbiamo avuto un concerto bellissimo ieri sera, c'è il concerto oggi. Poi avremo a Cirié, a Palazzo Doria, il concerto a Cirié e poi il tradizionale concerto di San Giacomo a Rivarolo. L'Associazione Liceo Musicale non poteva mancare oggi qui a Villa Valero. Assolutamente, è stato un invito colto proprio con grande piacere, quello della Proloco, per festeggiare questa festa che è a livello nazionale, una cosa importante. Noi siamo molto affezionati al rapporto che abbiamo con la Proloco di Rivarolo e quindi assolutamente non potevamo mancare, con una festa che è all'insegna dell'improvvisazione, quindi non so esattamente cosa succederà, sperando che la musica improvvisata sia sempre una grande sorpresa. Quindi ci sarà musica, ballo e... Quanti ragazzi si esibiranno? Pochi, noi ci teniamo anche ovviamente a mantenere i criteri di sicurezza, quindi c'è un quartetto, il nostro quartetto jazz, diretto dal maestro Emanuele Sartoris, e poi ci sono due sorelle che non posso svelare cosa faranno perché è una grande sorpresa, pensata proprio durante il momento di lockdown, l'ultimo che c'è stato, e parlando di arte non si può non improvvisarla anche in casa, e quindi questo è un momento di festa per loro per debuttare con il lavoro progettato per un anno intero.